crollo del Ponte Morandi ha causato gravi ripercussioni sulla viabilità cittadina. Noi ci stiamo lavorando, H24, devo dire che non abbiamo mai smesso dal tragico giorno di martedì 14, per cercare di creare una mobilità nella nostra città. Incentivare l'utilizzo delle ferrovie, è stato siglato un importante accordo tra la Regione e con l'assessore Berrino con le ferrovie dello Stato per incentivare con 46 corse giornaliere e che permetteranno pertanto di avere una corsa ogni 10 minuti per collegamento da, diciamo, treni regionali verso Genova e al contrario. Abbiamo aumentato noi come comune i parcheggi di interscambio, ad esempio quello di Pra, per chi proviene dall'autostrada e vuole lasciare la macchina, dove al momento attuale ci sono 350 posti auto gratuiti, naturalmente, verranno aumentati da tra i 150 e i 200 stalli nell'arco di una settimana. Già quest'oggi dovremo avere circa una sessantina di posti auto in più, ripeto, gratuiti. Oggi abbiamo incontrato, stiamo incontrando in questo preciso momento, Ferrovie dello Stato per chiedergli altre aree, sarebbero aree di Pegli per fare un parcheggio sempre di tipo gratuito, un'area a Voltri e la stiamo chiedendo anche per Quinto. Quinto che è al di fuori della zona, ma noi stiamo cercando di fare in modo e maniera che più persone possibili utilizzino il mezzo pubblico, nella fattispecie la ferrovia.